Le guerre persiane. Allora, vi ricordate che abbiamo studiato nel primo quadrimestre l'impero persiano? Abbiamo visto come si era espanso fino, si può dire, alle coste dell'Asia Minore. Infatti, a cavallo fra il VI e il V secolo avanti Cristo, i persiani e i greci arrivano a contrasto fra di loro. Si crea quindi una situazione. No. Ecco, è un di storia, solo che sono scritto delle cose. Ah, di storia. Ah, adesso però sto spiegando, quindi mettiamo quello fuori, lo chiudo. Sì. Sì, bravo. Lo faccio leggere. 189, pagina 189, sì. Stavamo spiegando quindi che l'impero persiano, vi ricordate, era costruito in questo modo. L'imperatore era detto il gran re, il re dei re, e risiedeva in svariate capitali, non solo in una sola capitale. Tutte le popolazioni assoggettate, quindi erano sudditi del re e dovevano pagare i tributi al gran re. In cambio però il re assegnava una certa autonomia ai popoli assoggettati, spesso nominava dei satrapi o dei governatori locali che controllassero il territorio per conto suo, e spesso questi satrapi e governatori locali appartenevano alle aristocrazie originarie autoctone dei popoli sottomessi. I persiani avevano lasciato anche una certa libertà culturale, se vogliamo. I satrapi sono i governatori delle province dell'impero persiano. Ecco, stavamo parlando appunto di Dario, che arriva con l'espansione dell'impero fino alle coste dell'Asia Minore. Quindi le coste dell'Asia Minore vengono assoggettate all'impero persiano ed egli nomina dei tiranni, e i tiranni spesso appartengono comunque alle aristocrazie locali. Quindi per un certo periodo di tempo la situazione rimane abbastanza tranquilla. Poi però emerge uno spirito di indipendenza in queste colonie greche. Infatti dobbiamo sapere una cosa, che i cittadini greci mal potevano sopportare di essere comandati dall'alto, da qualcuno, mal potevano sopportare di essere dei sudditi e non dei cittadini, mal potevano sopportare di perdere la loro libertà, la loro autonomia. E questo è il motivo per cui furono sempre maggiori i contrasti fra questi greci dell'Asia Minore. Vi ricordate che erano stati colonizzati sin dall'epoca della prima colonizzazione, nel periodo del Medioevo ellenico, e il gran re persiano. Per esempio la questione di pagare tributi era una cosa che loro non potevano sopportare. Diciamo che la scintilla ci fu con uno dei tiranni di queste varie città delle coste dell'Asia Minore. Il tiranno di Mileto, Aristagora, si ribellò, riuscì a convincere anche altre città, altre poleis, e furono mandati via i presidi dei persiani presenti in queste città dell'Asia Minore. Quindi queste città si ribellarono e acquistarono l'autonomia intorno al 499 avanti Cristo, siamo quindi nel V secolo avanti Cristo. Ovviamente il gran re, sentendo di questa ribellione, di questa rivolta, organizza una spedizione contro queste città dell'Asia Minore per riconquistare il potere. Questa spedizione arriva in questa zona, in questa regione, intorno al 494 avanti Cristo. Le città dell'Asia Minore chiedono aiuto alla madrepatria, chiamiamola così, alla metropoli, cioè alle città della penisola ellenica vera e propria. Tra queste città solamente Atene ed Eretria rispondono a questo appello, solo Atene ed Eretria aiuteranno infatti gli ionici contro i persiani. La superiorità numerica dell'impero persiano, dell'esercito persiano, forte in terra e in mare, portò alla sconfitta dei rivoltosi, malgrado l'aiuto delle navi
provenienti da Atene e da Eretria, e alla distruzione di Mileto, la quale fu rasa al suolo. Pensate che a Mileto c'erano stati importanti uomini di cultura, filosofi, addirittura in queste polis dell'Asia Minore la cultura, l'arte, la filosofia aveva avuto uno sviluppo precedente rispetto alle polis della Grecia, della penisola ellenica vera e propria. Bene, fu rasa al suolo. Furono anche puniti gli abitanti e i cittadini delle altre polis dell'Asia Minore. E quindi, evidentemente, si creano i presupposti per una guerra vera e propria fra persiani e ateniesi. Da una parte i persiani vorrebbero punire gli ateniesi, perché gli ateniesi hanno aiutato Mileto e hanno aiutato le altre città dell'Asia Minore. Dall'altra parte gli ateniesi vorrebbero affermare la propria indipendenza e quindi si preparano anche loro a questa guerra contro i persiani. Lo stratego, chiamavano così i greci, no? Milziade organizza l'esercito e i persiani arrivano con una spedizione punitiva, arrivano ad Eretria, la saccheggiano, la mettono a ferro e fuoco e poi si rivolgono, cioè si dirigono verso Atene. L'esercito ateniese decide di fermare i persiani prima che raggiungano la città, in una piana, piccola, piccolissima pianura di Maratona, la pianura di Maratona che si trova a 44 chilometri e rotti, no, da Atene. Adesso spiegheremo perché anche oggi si chiama Maratona, quella corsa podistica di gran fondo. Di gran fondo. Sì, ecco. Un messaggero per avvisare che stava arrivando un invasore. Esatto. 42 rotti. Tutte le maratone sono di 42 km. 42 km rotti, esattamente. Anche, che è la distanza precisa che intercorre tra Maratona e Atene. Infatti, adesso vi spiego cosa è successo. I due eserciti si fronteggiano in questa piana di Maratona, da una parte ci sono circa 20.000 persiani, dall'altra 7.000 opliti ateniesi, aiutati da 1.000 plateesi. Gli abitanti di Platea, città della Beozia, confinante con l'Attica, sono stati gli unici ad accogliere la richiesta di aiuto da parte degli ateniesi. Gli spartani erano occupati in una festa, erano occupati nelle feste di Artemide e quindi non avevano mandato dei rinforzi, non avevano aiutato gli ateniesi. E così tutte le altre polis greche non avevano accolto la richiesta di Atene, solamente Platea, che era sempre stata alleata di Atene, anche perché era molto molto vicina ad Atene, non poteva contrastarla più di tanto. Fu rasa al suolo prima dai persiani, poi dai tebani. I tebani, un'altra città della Beozia, Tebe, che era avversaria di Platea. Allora, da una parte un esercito di 20.000 uomini, dall'altra l'esercito di 7.000 ateniesi più 1.000, 8.000 massimo uomini. Poco più di un soldato greco contro tre soldati persiani. Eppure la battaglia fu vinta nettamente, decisamente dai greci. Furono morti sul campo di battaglia, morirono quasi 7.000 guerrieri persiani e neanche 200 guerrieri greci. Il perché di questa vittoria? No, perché quella è la battaglia delle Termopili, questa invece è la battaglia di Maratona e quindi è una battaglia ateniese, è una vittoria, una straordinaria vittoria ateniese. Anzi, gli ateniesi inseguirono poi l'esercito persiano un po' in fuga, in rotta, e come vi ho spiegato solo parte dell'esercito persiano riesce a riparare sulle navi. Come mai vi è stata questa grande vittoria degli ateniesi? È molto semplice. Mentre l'esercito ateniese era compatto e lo schieramento plitico era praticamente invulnerabile,
non si riusciva a rompere questo schieramento. Invece i persiani avevano uno schieramento un po' più duttile e contavano molto sugli arcieri, ma la determinazione dei soldati, degli opliti ateniesi, portò a scompaginare l'esercito persiano, che era molto meno compatto, e quindi a distruggere, a sfaldarlo. Pensate che i persiani quasi avevano accerchiato in un certo senso gli ateniesi, ma gli ateniesi riescono a sfondare e poi a dilagare ampiamente. Questa, ecco, come stavamo spiegando prima, un messaggero poi avvisò la città del tentativo dei persiani di salire sulle navi e di raggiungere la città velocemente e di sorprendere i cittadini che erano privi dell'esercito entro le mura, e di sorprendere i cittadini, insomma, nella città di Atene. Invece gli ateniesi furono avvisati da questo messaggero e quindi preparati, pronti alla difesa. I persiani intuirono questo e quindi, avvicinatisi alla costa atenese, decisero di ritornare indietro, e così termina la prima guerra persiana. Cioè, questa è l'unica battaglia della prima guerra persiana, e i generali persiani ritornano indietro e si arrendono, quindi, in questo modo. Allora, è molto importante quello che avviene nei 10 anni a cavallo tra la prima e la seconda guerra persiana. Si contrappongono, infatti, in questo periodo due partiti. Se vogliamo, nasce un po' quell'agone politico, quella competizione politica all'interno di Atene, che caratterizzerà, come vedremo, tutto il V secolo avanti Cristo. Da una parte vi erano gli aristocratici, capitanati da Aristide, i quali non avevano grandi interessi a continuare la guerra contro i persiani. Gli aristocratici erano conservatori, volevano mantenere lo status quo, lo stato delle cose così com'era, addirittura volevano allearsi con il Gran Re, allearsi con i persiani. Gli aristocratici confidavano soprattutto nella loro ricchezza basata sul possesso della terra. Quindi, Aristide, sì. Ecco, ecco perché sono, perché non sono guerrafondai gli aristocratici. Questo lo vedremo addirittura anche prima della guerra del Proponneso. Perché non hanno interesse ad aprire nuovi mercati, perché loro vivono del possesso delle terre. Quindi, esatto, preferiscono che rimanga la situazione di pace così come era in precedenza. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.